è fatta. Johnson è morto? No. Si è ritirato dopo la perdita del tè. Solo per cambiare il suo piano, è ovvio. Avresti dovuto ucciderlo. Non serviva. Solo il tempo ci dirà se hai ragione. Radonna Gaeton! Radonna Gaeton! Ganondoko, perché sei qui? È successo qualcosa? William Johnson è tornato con l'intera somma per comprare la terra. Sta parlando ora con gli anziani. Li ho implorati di opporsi, ma temo che otterrà quello che vuole, se non interverrai. Ma com'è possibile? Il suo tè è distrutto. I Templari non sono mai a corto di risorse. Avresti dovuto darmi ascolto. Ti prego, devi fermarlo. Ma certo. Sai dove si incontrano? Not gonna the radit ganus the ne Johnson's you jot the rocksta. Guahigan see what neganun haradun hagedum. The guater hardat guah gato. Thank you.
piazza di Codordo! Preparati a morire. Abbiamo contro la polvere nera e il vento. Ci guideranno gli spiriti come hanno sempre fatto. Non ci hanno guidato fino a... Sì, per smascherare il grande traditore. È un errore. Dobbiamo provare. Pace, pace! Non vi ho sempre difeso finora. Non ho sempre cercato di proteggervi da tutto. Se tu vuoi proteggerci, dacci le armi, fucili e cavalli per poterci difendere da soli. La guerra non è la risposta. Noi ricordiamo Stenwix. Sappiamo che avete spostato i confini. Anche ora i tuoi uomini scavano la terra senza riguardo per chi la popola. Usi parole suadenti, ma false! Non siamo qui per negoziare, né per vendere. Siamo qui per dirvi che dovete andarvene. E va bene.
Vi offro un ramo d'olivo e voi lo gettate a terra. Forse con voi servono le armi. Ci stai minacciando? Sì. Pensavate che bastasse uno di voi per fermarmi? Signore poco saggio. Richiamatevi, morirete tutti! Seminarci. Messo fine ai vostri piani. Volevate avere queste terre per i Templari. Già, per potervi proteggere. Pensi che il buon re Giorgio non dorma la notte sperando che nessuno maltratti i suoi sudditi indiani? O che alla gente in città importi qualcosa di loro? Certo, i coloni sono felici di commerciare. Se hanno bisogno di cibo e alloggio, o risorse in più per le loro truppe. Ma quando le città gli staranno strette, quando vorranno nuove piantagioni, quando non avranno più nemici, vedrai come vi tratteranno allora. I coloni non hanno problemi con gli irochesi. Non ancora, ma accadrà. Così va il mondo. Col tempo arriveranno. Io potevo fermarli. Potevo salvarvi tutti. Tu parli di salvezza, ma li stavi uccidendo. Già, perché non mi ascoltavano. E tu, credo, farai lo stesso. Ayawas ne yate agumsare andahyayun neskanas izagumhaje.
William Johnson è morto. E con lui il complotto templare per rubare la terra al mio popolo. Ma la fine di questa minaccia ne ha svelata un'altra. Addosso aveva una lettera indirizzata a John Pitcairn, contenente ordini per annientare e distruggere armi e risorse dei patrioti. Se dovessero avere successo, i coloni non potrebbero resistere oltre e i templari avrebbero la meglio. Finché Pitcairn è vivo, siamo in pericolo. Devo trovarlo e devo ucciderlo. Pensavo di sentirmi meglio o di provare una qualche soddisfazione, ma provo solo rimpianto. Non vacillare. Sacrifici simili sono duri da compiere. Dovevo farlo, non solo per la mia gente, ma per tutti quelli che Johnson minacciava. È un inizio, ma per annientare l'influenza templare dovrai ucciderli tutti quanti. Anche tuo padre. Lo so. Un conto è dirlo, ma ne sei convinto? Abbiamo visite. Che cos'è? Una richiesta di aiuto di Paul Revere. Pare che gli inglesi stiano combinando qualcosa a Boston. Suppongo tu sia piaciuto ai figli della libertà. Mi hanno scambiato per uno di loro. Vi prego, dite al signor Revere che gli sono amico, ma che non posso aiutarlo ora. Non credo che ti convenga. Parla anche di John Pitcairn. Dove devo andare? Il signor Revere vive a Boston. Se volete, posso...